virgolette, come dice Coso. E c'è un'immagine di Federico Palmaroli, conosciuto come Osho, stasera a Passaggi Festival per presentare che cosa? E presento la mia terza antologia, che è una raccolta di vignette di, insomma, su quello che è successo più o meno nell'anno precedente, e questa si intitola Come dice Coso. Cerco sempre di dargli un titolo un po' che... Un titolo particolare sicuramente. Sì, un titolo particolare che è legato soprattutto alla copertina. Io ho scelto ogni anno un personaggio diverso, cerco appunto una frase che comunque possa essere anche un titolo. Ecco, lei si è visto piovere addosso un successo che sta portando avanti negli anni? Sì, sentito piovere addosso è il termine giusto, perché effettivamente non era mia intenzione, tra l'altro, quella di... cioè non era un progetto, l'ho iniziato come puro cazzeggio e poi alla fine è esplosa, è iniziato come un hobby, cerco per alcuni versi ancora di viverlo come un hobby, anche se è molto difficile adesso. Qual è la sua più grossa contraddizione nel suo libro, se c'è? Ma contraddizione, diciamo che io a volte, se ho una battuta pronta, se mi piace la battuta che mi è venuta in mente, vado anche contro le mie convinzioni. Quindi anche, che ne so, sul tema vaccini, per esempio, nonostante io fossi vaccinato, comunque a volte prendevo anche in giro questa corsa frenetica al vaccino, e quindi, però semplicemente per il gusto della battuta. È difficile oppure è facile fare satira? Beh, insomma, è difficile, perché è difficile farla con... è diventato difficile farlo con la cadenza con cui la faccio, perché siccome ho tanti impegni adesso, insomma, finché uno deve fare una cosa soltanto, anche una cosa al giorno, io ne faccio 25 al giorno, quindi, e poi i temi sono sempre quelli, non è che poi ci stanno tanti argomenti. Quindi è un lavoro usurante.